Milano Summer Festival. Siamo arrivati ormai all'ultima serata di questa bellissima kermesse dedicata alla musica, dedicata alla bellezza, dedicata a Don. Concludiamo così, in bellezza, con Miss Milano Summer Festival 2022, l'evento organizzato da MT Eventi in collaborazione con il Milano Summer Festival. E adesso tocca un'altra, però, bellissima ragazza, che prende la parte della nostra giuria ed è la madrina di questa sera. Io vorrei un grandissimo applauso per Miss Milano Summer Festival 2019, Giorgia Perugini! Serata dedicata alla moda. Provo anch'io questa passerella, vedo sempre emozione comunque. Camminare di fronte a questo bellissimo pubblico e sarà un'emozione per le nostre ragazze, quindi vi voglio carichi, mi raccomando. Allora iniziamo con la nostra serata, vi spiego brevemente come si articolerà. Ci saranno due uscite, la prima in abito elegante e la seconda in bikini. Nella prima uscita ci sarà una votazione visiva, infatti la nostra giuria ha delle card a disposizione con le quali ovviamente potrà dare la propria valutazione, e poi invece la seconda uscita in bikini sarà un'uscita segreta, quindi fino alla fine non potremo sapere e scoprire chi si aggiudica il titolo quest'anno. Siete pronti? Io saluto anche tutti voi in fondo che state mangiando, eh? Buonasera a tutti, benvenuti a questa bellissima serata, serata di chiusura anche del Milano Summer Festival. Allora io mi faccio da parte. Adesso la passerella è tutta loro e iniziamo con l'uscita in abito elegante dalla numero 1, Beatrice Domala. Elisabetta Caglione.
scuola numero 7, Alice Radicini. Con la numero 8 lei è Alessandra Deste. Adesso continuiamo con Lucrezia Giglio d'Oro, numero 9. Andiamo avanti perché è il momento della numero 10, Aurora Stocco. E adesso andiamo avanti però con la numero 11, Andrea Parisi. E andiamo avanti con Elena De Arcangeli, la numero 12. Alla numero 13, Linda Salvagnini. E andiamo avanti però con la numero 14, Veronica Cecchin. Andiamo avanti con la numero 15, Matilde Arti. Andiamo avanti adesso con la numero 16, lei è Deborah Sturgato. Adesso però continuiamo perché c'è Gaia Piva con il numero 17. Thank you.
Ma andiamo avanti con Alessia Carraro, la numero 19. E concludiamo con la numero 20, Anna Tonini. Perché tra pochissimo ci sarà la seconda uscita, quella in bikini. Allora, le ragazze sono già pronte, poi andrò a parlare anche con la nostra giuria per capire un po' come hanno votato, più che altro insomma un po' le motivazioni anche delle vostre votazioni, ma ricominciamo, cara giuria. Adesso avete il voto segreto, quindi potete annotare sulla vostra, sul vostro foglio quella che pensate sia la votazione migliore. Vi ricordo che avete la possibilità di dare 20 punti in più a una ragazza che insomma desiderate premiare, ecco, con per la sua bellezza, per quello che vi ha colpito. Allora iniziamo di nuovo con la numero 1 e l'uscita in bikini.
tirare su una passerella e soprattutto su un palco così bello, quello del Milano Summer Festival, quindi davvero brave a queste ragazze che ancora una volta si sono messe in gioco. Ci siamo pubblico, perché siamo pronti per andare a scoprire chi si aggiudica questa sera il titolo di Miss Milano Summer Festival 2022. Ma le vogliamo rivedere ancora una volta? Sì? Non ho sentito nulla. Le vogliamo rivedere. Buonasera a tutti intanto, buonasera anche a voi che siete arrivati questa sera per vivere insieme l'ultima serata del Milano Summer Festival. E noi invece siamo pronti per rivedere ancora tutte le 20 ragazze che hanno partecipato alla selezione, o meglio, a questa selezione di Miss Milano Summer Festival 2022. Prego! Offerto da Sam & Co.
Terza classificata, Miss Associazione Volare, Giulia Di Battista. Grazie, grazie, complimenti Giulia, grazie Francesca Brollo. Ed ora, seconda classificata Miss Città di Milano, riceverà un abito offerto da MIT Eventi Venezia, un premio Stibox, un premio offerto da Red Fox e un premio offerto da Sam & Co. A premiare abbiamo Francesco Dal Moro. Eccolo qui Francesco. Allora, seconda classificata Miss Città di Milano è Aurora Stocco. A consegnarla e soprattutto a decretarla è stata Stefano Adrighetti. Stefano, vieni pure con me, anche insieme alla madrina meravigliosa Miss Milano Summer Festival 2019, Giorgio Giuncini, grazie ancora per essere stata con noi. La fashion food è mangiare di moda, no? E quindi ho scelto così, dico, mozzarella, olio extravergine d'oliva. Sì, quella di Cluvo, quella campana proprio, però il nome del vestito è giusto, tra l'altro è il signor La Fascia. Va bene, allora, Miss Fashion Food, che come dicevo accede come finalista ufficiale al concorso, alla finale di Miss Aurora, che si terrà il 29, 30 e 31 agosto presso il bellissimo hotel Villa Ducale a Dolo, è...
esiste ben da 16 anni e noi lo vogliamo portare avanti ancora con tanta grinta, tanta passione e tanto amore per Milano, per la musica e per lo spettacolo. Quindi vi invito a rimanere con noi, ma vi invito anche a rimanere con noi fino alla fine, perché vogliamo vedervi tutti assieme e concludere assieme anche questa 16ª edizione del Milano Summer Festival. Grazie tanto per essere qui, grazie ancora all'Associazione Volare, al patron Paolo Favaretto. Buona serata al Milano Summer Festival!